Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 4 novembre 2022, San Carlo Borromeo, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. In occasione della giornata delle forze armate e delle associazioni combattentistiche d'armi, la commissione straordinaria invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione di celebrazione che avrà inizio quest'oggi alle 9.30 con il raduno nel Parco delle Rimembranze. Alle 10 la Santa Messa nella Chiesa delle Grazie, alle 11 partenza del corteo per il monumento ai caduti con la deposizione delle corone di alloro. Il discorso di circostanza e il coro Antonio Le Grottaglie canterà l'inno nazionale eseguito dalla banda musicale Città di Ostuni. Ricordare il 4 novembre, il giorno della vittoria, significa ricordare il sacrificio di tutti gli italiani, di quelli del sud e di quelli del nord, per difendere e cementare la patria comune. Sabato 5 e domenica 6 novembre il progetto sociale Easy Go, a sostegno della comunità locale, ha attivato il servizio di trasporto gratuito per raggiungere il cimitero. Il servizio è dedicato agli anziani, ai disabili con accompagnatore e a tutti coloro che non sono automuniti. Le fermate sono previste in Viale dello Sport, Palazzetto Vito Gentile, in Via Ciro Menotti nei pressi di Euroscarpe e in Corso Mazzini adiacenze ufficio postale. Su richiesta sarà possibile prenotare il passaggio dal proprio domicilio solo per chi ha gravi difficoltà motorie. Questi gli orari delle corse: sabato 5 novembre alle 8, alle 10, alle 12 e alle 15, domenica 6 novembre alle 9 e alle 11. Per prenotare il servizio 0831 218 079 oppure 377 594 5653 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Iniziato ieri e si protrarrà fino a sabato 5 novembre presso l'Hotel Monte Sarago l'appuntamento annuale La pneumologia nella Città Bianca, update in malattie respiratorie a cura del dottor Pierluigi Bracciale, responsabile scientifico. Il servizio con riferimenti alla situazione dell'ospedale di Ostuni. Anche quest'anno, dopo un anno di grandi sacrifici, siamo arrivati a determinare la sesta edizione dell'update in malattie respiratorie nella pneumologia della Città Bianca. Tenendo conto dell'anno di stop che abbiamo avuto forzato a causa del Covid, questa sarebbe la settima edizione in realtà. L'evento ogni anno ci ha riservato delle sorprese sempre positive, con una partecipazione sempre massiccia di medici, infermieri, fisioterapisti e colleghi che vengono da tutte le parti d'Italia, che mettono il loro sapere, le loro cognizioni a nostra disposizione. Io sono contento anche per quest'anno, sono contento anche per il bel tempo che ci sta accompagnando e spero che questa edizione si chiuda bene come si sta aprendo in questo momento. Ringrazio a tutti già da questo momento e auguro buon lavoro a tutti i congressisti. Grazie. È la sesta edizione di questo appuntamento che il dottor Bracciale, il direttore dell'unità operativa di pneumologia e terapia intensiva dell'ospedale di Ostuni, organizza ad Ostuni e io come sempre sono presente perché mi invita e non posso esimermi da non essere presente, anche perché devo ringraziarlo che lui collabora con me sul progetto biomedico del liceo classico che ho portato ad Ostuni oramai da questo è il quarto anno e uno dei docenti per cui è anche il dottor Bracciale per la pneumologia con i suoi collaboratori. Però nonostante questo fiorire di iniziative scientifiche purtroppo stiamo assistendo da ostunese e da vecchio primario di pediatria dell'ospedale di Ostuni, devo dirlo, i politici sia da un lato che dall'altro ci stanno pigliando in giro con varie manifestazioni che servono tutt'altro a gettare illusioni senza concretizzare niente, quindi sono veramente mortificato. Quindi si impegnassero almeno a farlo diventare come è previsto dal piano di riordino ospedale di primo livello, in realtà non lo è più e non lo so dove andremo a finire se continua così.
anche perché avevano iniziato un abbozzo di lavori prima delle votazioni, come sempre, ma è servito soltanto a prendere in giro le persone. Quindi lo dico senza peli sulla lingua, perché io non ho niente da perdere, però mi dispiace che dopo tanti anni, più di 20 anni, il primario di pediatria ad Ostuni, vedo l'ospedale ridursi in queste condizioni. Non lo chiamerei manco più ospedale, perché oramai, tolta la pneumologia e qualche altra piccola realtà della medicina, sta rimanendo ben poco. Appuntamento che ormai è diventato fisso, l'ordine ci partecipa con piacere e ringrazia sentitamente tutti quei colleghi che hanno affrontato a mani nude in una prima fase e successivamente supportati dalle tecnologie e finalmente dall'arrivo del vaccino, abbiamo, non dico sconfitto, però quantomeno riusciamo a combattere ad armi pari con questa malattia che tanti dispiaceri ha dato. La cosa che più conforta è essere presenti qui ad Ostuni, che ormai è diventato un punto di riferimento aziendale e regionale per la cura delle malattie respiratorie, sebbene l'ospedale di Ostuni in questa fase stia vivendo forse uno dei momenti più bui legati alla carenza d'organico, e questo sta rischiando di compromettere la funzionalità dell'ospedale stesso. A maggior ragione siamo contenti di testimoniare la vicinanza a quei colleghi che, nonostante le gravissime difficoltà, continuano ad operare con passione e offrendo delle prestazioni altamente qualificate. Il convegno di oggi, che praticamente diventa un appuntamento fisso per Ostuni e per la pneumologia di Ostuni, è sicuramente un evento di rilievo, sia per la complessità e per l'importanza degli ospiti, e sia ovviamente per gli argomenti affrontati, che, se voi vedete il programma, interessano non direttamente soltanto la pneumologia, ma un pochino tutte le branche specialistiche, per i risvolti, appunto, che è una specialità così importante riveste nell'ambito della cura dell'organismo. Per cui il dottor Bracciale, che sono anni che segue in maniera così intensa, così approfondita la pneumologia di Ostuni, certamente fa un gran bene sia all'azienda sia all'ospedale di Ostuni in particolare. Ospedale che poi in questo momento attraversa, o diciamo apertamente, una fase non felice. Non felice perché probabilmente il problema Covid lo ha interessato direttamente, creando non pochi scompensi. Se a questo si aggiunge poi la grave carenza di personale medico, che ha determinato una forte riduzione di attività su branche specialistiche che dovrebbero far parte ordinariamente dell'ospedale di Ostuni, è chiaro che ci troviamo di fronte a un presidio ospedaliero che lavora la metà di quel che dovrebbe essere, e non certo per responsabilità degli operatori, bensì, ahimè, per un problema carenziale di medici che riguarda un po' tutta l'Italia e determinate specialità in particolare. Da noi le chirurgie, in particolare quella ortopedica e la chirurgia generale, sono in gravi difficoltà. Anche su Francavilla abbiamo grossi problemi con l'ortopedia. Mi auguro che ci siano dei miglioramenti nei prossimi anni, non oso parlare di mesi perché ammetto che è difficile, e quindi, dovendo privilegiare chiaramente un ospedale, si deve privilegiare l'ospedale di riferimento, che è sede del Dipartimento di secondo livello, cioè Brindisi. Però sicuramente possono essere poste delle condizioni per cui l'ospedale di Ostuni possa continuare ad operare quantomeno su servizi, se non sulle 12 ore, o almeno anche sui servizi di Week Hospital. La seconda sessione di oggi, con inizio alle 9, riguarderà gli aggiornamenti sulle patologie ostruttive polmonari attraverso gli interventi di competenti relatori. Nel pomeriggio alle 17, presso l'auditorium della Biblioteca Comunale a cura dell'Università delle Tre Età, si tiene l'incontro con il professor Francesco Saponaro, assessore al bilancio del Comune di Brindisi, che parlerà del PNNR per lo sviluppo del Paese e del Mezzogiorno.
Per chi ritira in contanti la pensione di questo mese presso l'ufficio postale, ecco la turnazione alfabetica. Dalla lettera E alla lettera K oggi, dalla lettera L alla lettera O sabato 5 novembre. Il bollettino di ieri registra 1840 contagi in Puglia e 6 decessi, 218 casi Covid nella nostra provincia. Si è spento all'età di 52 anni Angelo Prudentino. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 10.30 presso la parrocchia della Madonna del Pozzo. Sentite condoglianze alla famiglia. La farmacia D'Ambrosio effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo: si prevedono rovesci e temporali tra pomeriggio e sera. Temperature in calo, venti moderati a tratti forti, mari mossi. Citazione odierna: meglio un silenzio sensato che parole senza senso. Grazie per aver preferito la nostra informazione.